Daniela, partiamo da te, dal tuo lavoro, dal tuo studio e dalle tue attività di consulenza. Ok, vabbè, il mio studio ovviamente già lo conosci, Tea Studio, del quale ovviamente sono fondatrice, poi sono direttore creativo di Penta Studio e insieme, diciamo, in sinergia tra il mio studio e la direzione creativa dell'altro studio nascono una serie di progetti legati a una serie di utilizzo materiali dei quali oggi mi piacerebbe parlare per l'appunto per tutta una serie di immagini. Quindi non un progetto in particolare ma una panoramica. No, esatto, volevo fare una panoramica perché volevo porre appunto l'attenzione sui materiali, diciamo, ecocompatibili di utilizzo oggi all'interno di una serie di progetti architettonici, che siano essi residenze o locali commerciali. Vediamo le immagini, partiamo appunto da questo immobile che ho realizzato, quindi come vedi insomma già finito, che utilizza una particolare tipologia di legno, quindi parquet fortemente ecocompatibile, che in una particolare laccatura poi in bianco, poco utilizzato, verniciato eccetera, in questo ambiente di più classico design, molto legato alla moda eccetera. La scelta di questo materiale in questo contesto è legato alla richiesta della committente di avere un materiale non tossico, quindi c'è tutta una scelta anche delle resine eccetera, da poter utilizzare nella sua casa. Da lì nasce una ricerca che mi porta a quest'altra tipologia di immobile che vedete, che è questo appartamento a Sacrofano, del quale ho recuperato i soffitti antichi eccetera, cercando appunto anche qui un parquet di riferimento naturale. La cosa su cui mi vorrei soffermare è che anche ai locali commerciali è applicabile questo concetto, come per l'appunto vedete dall'utilizzo in questo ristorante al porto di Ostia, che si chiama Lux, dove ho fatto una compenetrazione di insiemi modaioli in cui il disegno particolare a spina, il colore di questo perché è sempre fortemente legato all'ecocompatibilità, all'ambiente, a quello che respiriamo, è diciamo il fondamento della ricerca. Non fosse altro che perché, come tu insomma già conosci il mio modo di progettare, è legato anche a una scelta fortemente estetica. Chiaramente insomma. Però tu usi il termine fashion anche per esempio sì. Legato al legno con sì. Una certa accezione, non è banalmente ciò che è di moda, ma perché nasce appunto dalla ricerca effettuata sulla pelle. Per me il legno costituisce la prima pelle, la prima veste della natura e dell'ambiente, la stessa pelle applicata all'architettura, alle residenze, riporta il fashion dall'ambiente alle case, rivisitato nelle riforme ormai la tecnologia ci permette di visitare. E questo presuppone appunto una su misura, un'architettura sartoriale. Customizzazione, forte compatibilità, non necessariamente ciò che è customizzato e creato dalla tecnologia non è compatibile con l'ambiente, anzi il contrario. Quindi questo è, diciamo, il principio base. Vuoi raccontare altre applicazioni? Le applicazioni sarebbero tantissime, sempre, non solo a livello residenziale ma anche a livello commerciale, come dicevamo. Non ultimo un progetto direzionale che utilizza addirittura delle passerelle esterne in legno, marmi naturali all'interno delle pelli di questi palazzi, eccetera. Un'altra residenza molto importante al centro di Roma, dove in uno stile molto neoclassico c'è la scelta di un parquet africano molto particolare e difficile anche da reperire, che non solo valorizza ma è proprio vivo perché è posato in un sistema classico, quindi senza incollaggio, senza tappeti ma chiodato. Senti, per chiudere davvero, visto che la parola d'ordine è fashion, però fashion. Un'altra parola chiave ti può venire in mente legata al mondo del legno in particolare, cioè se dovessi trovare un termine che rappresenta per te il legno. Allora, quello che rappresenta per me il legno è la vita, perché io sono a favore dei materiali vivi e contro ciò che simula, quindi questo per me è fondamentale nell'architettura e nei progetti. Legno e vita, grazie. Legno e vita, a te.